Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, noi siamo appena arrivati a Parigi, qui dietro c'è la stazione, ragazzi abbiamo perso il treno stamattina, un disastro, ma ci hanno fatto salire gratuitamente sul treno successivo, quindi è andata bene alla fine, non pensavo neanche di riuscire a venirci a Parigi, invece ce l'abbiamo fatta ed è anche spuntato un po' di sole nel frattempo. E siamo arrivati a Trocadero ragazzi, e qui davanti a noi c'è la Torre Eiffel, come sempre bellissima, era dal tipo 2019 che non ci venivo, sì 2019, e mi è mancato devo dire, è bellissima, bellissimo vederla. Però come potete vedere ci sono un sacco di lavori, tutta la parte destra per scendere è chiusa e ci sono anche delle impalcature sotto la Torre Eiffel, appena sotto, penso riusciate a vederle. Sì, però sempre bellissimo. Sì, c'è tutta questa parte lì praticamente chiusa, però si può sempre scendere da quest'altro lato qua. Contaci com'è stato vedere per la prima volta la Torre Eiffel. Guarda, con la Torre Eiffel in background, ecco. La Torre Eiffel come sfondo. Più ciao bella o più bella, più brutta della TV? Più bella, molto più piccola, più bella. Più grande. E adesso vorrei andarla a visitare ancora più da vicino. Guarda che puoi anche salire su se vuoi. Non lo so. Io ho preso la mia paura dell'altezza da mia mamma, quindi non penso non che le interessi so. Salire. Danno i paracaduti quando ci arriviamo no. su. Non danno i paracaduti. Non lo so. Venite con me. Non ci sono mai salita perché non ho il coraggio. Guarda. Di mettermi sugli ascensori panoramici ad andare fino a lassù. Guarda, guarda, li vedi gli ascensori che vanno su e giù, lo vedi quello là? Vedi. All'interno del covo, fino su. Lo vedo, adesso sta scendendo. Sì. Meraviglioso. Volendo ci sono anche le scalette. Meravigliosa la Torre Eiffel. Finalmente ci conosciamo di persona. Allora, abbiamo aspettato Uber tipo 20 minuti, non ho capito se qui a Parigi c'è tanta gente e tanta richiesta oppure se non ci sono Uber. Comunque pochi Uber. Mia mamma dice pochi Uber, non lo so, comunque tra 2 minuti qua ad Amsterdam è pieno di Uber. Comunque tra 2 minuti qua, alla fine mi stava chiamando Uber ma siamo riusciti a trovarlo e adesso stiamo andando verso l'Arco di Trionfo. Notare mia mamma che stava cantando la Marsigliese, che è l'inno la Marsigliese. Io. L'inno? Sì, il mio francese, ecco. Ma io sono cantata in italiano. E lei si è messa a dire all'autista che lei glielo sa cantare però in italiano e l'autista sta ancora ridendo. No, l'autista voleva sentirmi cantare ma mi sono rifiutata. La mia mamma per la prima volta, lei è una grande fan del Tour de France, dovete sapere, tutti gli sport, allora, guarda mia mamma. In particolare l'atletica e il ciclismo. Allora, prima di tutto l'atletica leggera, perché avrei vinto qualcosa alle Olimpiadi, dai, diciamolo. Che modestia! Neanche i regionali e i nazionali, avrei vinto alle Olimpiadi! Proprio! Me lo sentivo! E qui passano i ciclisti, dicevi, no? Fanno il giro, il Tour de France, praticamente attorno all'Arco di Trionfo. L'ultima tappa del Tour de France passa sotto l'Arco di Trionfo. Ok. E allora le telecamere sono appostate su un tetto dove si vede questa statua dorata. Una fiamma dorata, sì, una ma non. Statua. Ok, dorata. Non lo so dov'è, mamma. Neanche io. Non abbiamo tantissimo tempo, ma stiamo cercando di, di vedere più cose possibili. Fai un po' di foto davanti all'arco. Certo. Guarda che bello. Come ti sembra, più grande o più piccolo di quello che sembrava in TV? Mi sembra più grande del sì, bingo. Anche a mi me è sembrato, la prima volta che l'ho visto mi è sembrato gigante. Sì, in foto viene schiacciato. Piccolo, sì. Invece così è molto imponente, è molto enorme. Maestoso. Siamo negli Champs-Élysées e naturalmente una tappa obbligatoria per me ogni volta che vengo a Parigi, lo sapete, andare a prendere qualche macaron qui dalla Durée. E ma perché ho messo la mascherina prima di entrare? Comunque, non fate caso ai miei capelli perché naturalmente io li ho piastrati, sistemati, laccati, eccetera. Oggi vuoi corrompermi con i... E ha iniziato a piovere e si sono completamente rovinati, adesso sono un cespuglio. Oggi sì. Vuole corrompermi con i... Come si chiamano? Come si chiamano? I macaron.
Brava! I macaroni! Hai detto i macaroni! Non li ho mai mangiati! Mi sembra... Dai, qui, beh, qui non li ho mai mangiati! Da Chanel, e tra le altre cose volevo anche vedere la nuova Factory Collection. Ragazzi, comunque non potete capire, allora questi sono i danni fatti. Ho due buste di Rocambole, non si vede un tubo probabilmente, ma ho due buste di Rocambole bianche e mi sono fatta dare anche questa borsa coperchio, cioè borsa coperchio, borsa che copre le scritte praticamente del logo, così tanto per essere più sicure. Non vi dirò ovviamente perché vi farò il video haul e vi farò vedere quello che ho preso. Però una delle due cosine che ho trovato la stavo cercando da un sacco di tempo e mi sarebbe bastato anche una qualsiasi di questa cosa qua, di qualsiasi colore, e l'ho trovato invece dell'esatto colore che volevo io. Incredibile, cioè incredibile. C'erano altre cosine che volevo che non avevano, però non ha importanza perché quella principale c'era. È stata trovata. È stata trovata, incredibile ma vero. Ma il bello è che ne aveva una da esposizione, cioè da esposizione, non da esposizione, da vendere, però era quella che toccavano tutti. E poi mia mamma le fa, ma qui c'è un segnetto. Dell'unghia. C'era un segnetto, non so se era dell'unghia o a volte la pelle che ha delle imperfezioni, cioè io l'avrei presa. Però poi mia mamma ha detto e lei è andata dietro in magazzino ed ha trovato la stessa cosa, però nuova. L'ultima. Non toccata da nessuno. L'ultima. Mia mamma sta assaggiando il vero croissant parigino francese. Com'è? Buonissimo, il mio primo croissant parigino. Buonissimo. Davvero era buono, più sì, dei nostri. Sì, sì. Peccato non ci sia la marmellata, ma... E cosa c'era? Niente? Niente, asciutto, però asciutto per modo di dire, perché è molto buono. Sono contenta. Qui siamo vicino al Louvre, penso. Wow, è bellissimo guardare fuori dal taxi, cioè io veramente mi mancava tantissimo Parigi, troppo bella. Troppo bella. E c'è turismo, c'è, non tantissimo come al solito, che non si camminava sugli Champs-Élysées, avete visto, è abbastanza vuotina, però un pochino già si muove. Ciao a tutti, ciao ragazze, ciao ragazzi. Mamma, abbiamo già salutato. A me piace salutare ogni volta. Ah, ok. Volevo dire che siamo congestionati dal traffico. Ma adesso siamo ripartiti, hai visto? Hai portato fortuna. Appena hai detto accendi la videocamera. No, no, andiamo avanti a 3-4 metri alla volta. E non mi lamenterò mai più del traffico di via Carducci o di via Battisti. Di Trieste, sì, quello di Trieste. Queste sarebbero tipo le vie principali di Trieste. Ecco. Però il traffico che c'è a Trieste è ridicolo in confronto, mamma. Tu devi pensare alle grandi città. Sì. Cioè, lascia stare Amsterdam, che di traffico non c'è mai, semmai c'è traffico di biciclette. Di biciclette e di barche ad Amsterdam. Di barche, esatto. Ho visto, sì, ho notato che c'è anche il traffico di barche e barchette. Però a Parigi, alle grandi città, devi pensare tipo anche a Londra, è normale che prendi la macchina e stai fermo. Sì, sì, siamo 25 minuti. Cioè, mia mamma era già là che gli diceva, ma perché sta fermo? Dai, vai, cos'è? In 10 minuti. No, mamma, è normale, cioè, è la normalità. Sì, sì, è la normalità, è tremendo se hai fretta qui, perché abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto? 20 metri in mezz'ora? Sì, tipo. È incredibile. Per fortuna che c'è traffico, vuol dire che finalmente si sta tornando alla normalità, che anche loro taxisti lavorano. Visto da quella parte, sì. Però comunque guarda questa chiesa, guarda che bella, per fortuna che... Non sappiamo che chiesa sia, ma... No, però per fortuna ce n'è da vedere, ce n'è da vedere. E adesso dove stiamo andando? E adesso stiamo andando al Louvre. No! Non hai detto andiamo al Louvre? No, a Notre Dame. Ah, Notre Dame, è vero, sì, Notre Dame. È uguale, Louvre, Notre Dame è uguale. Non registrare questa, che non mi ricordavo più dove... Voi dovete sapere che Nicole sta programmando tutto. Lei programma le uscite, dove, a che ora, lei sta programmando tutto, io la seguo come un topino. Perché io ho sempre il mio solito giro che faccio a Parigi, che vedo tutte le robe, che ti sto facendo vedere tutte le robe turistiche che tu viaggi, che volevi vedere. Cioè, la Torre Eiffel, l'Arco di Trionfo, gli Champs-Élysées, adesso vediamo Notre Dame. Ecco. E se riusciamo potremo anche vedere il Louvre, però da davanti, perché in giornata dentro non ce la facciamo. Dobbiamo tornare e farci una giornata.
giornata intera solo per lui. Non fa altro che dirmi, mamma, seguimi, ogni tanto ci gira sì. per vedere Stavano se per mi ha derubarla perso. Davanti alla stazione, mamma, perché mia mamma arriva alla stazione dei treni, si piazza lì davanti, apre lo zainetto. E io già ho visto gente losca che ci indicava così, no, poi magari non... Tu non sei peggio di me, allora. Però io sono molto prudente, ecco. Mia mamma che si mette davanti a tutti vergognosamente. Ma che danke, sono olandesi, mica tedesche. Per fare le foto a Notre Dame. E la chiesa di Notre Dame è ancora molto provata dall'incendio, purtroppo. E alcune statue le hanno dovute rimuovere. Stavamo leggendo proprio lì, ci sono tutte le foto. Hanno dovuto rimuoverle ovviamente per rimetterle a nuovo. E ci sono ancora tantissime impalcature. Appunto perché di danni ce ne sono stati tantissimi sia all'esterno che all'interno, però è sempre bello vederla e guardare i vari gargoyle che nel cartone di Il Gobbo di Notre Dame prendevano vita. Abbiamo preso naturalmente la crepe alla Nutella, sta arrivando anche il milkshake. Merci. Mia mamma ha preso il milkshake al pistacchio, il frappè al pistacchio, e io ho preso invece un frozen yogurt che pensavo fosse super leggero, invece mi ha messo 10 kg di panna montata. Che buona! E il tutto con la vista su Notre Dame, ragazzi. Bellissimo. E siamo venute anche al Louvre. Siamo al Louvre, bellissimo. Davide, la prossima volta lo visitiamo, mamma, però stavolta in giornata non abbiamo tempo. Scusate per la schiena, guardo il Louvre. Bellissimo. È tutto attorno a noi il Louvre, è gigantesco. Se avete visto il film di Tom Hanks, il come si chiamava, Da Vinci Code, il codice Da Vinci, c'erano diverse scene anche qui, insomma, in questa zona con la piramide, eccetera. È vero. Ciao, ogni scena mia mamma deve salutare. Ciao! Ed eccoci qua, siamo già sulla strada del ritorno in treno, su questi treni che si chiamano Thalys e che fanno la tratta Amsterdam, fanno Amsterdam-Bruxelles e Parigi, e poi volendoci anche l'Eurostar che fa Amsterdam-Londra. Non posso farvi vedere più di tanto naturalmente, però inquadrare le altre persone, spero mi sentiate. Però sono veramente molto molto carini come treni e sono super super veloci. In questo momento infatti stiamo andando quasi a 300 all'ora, ragazzi, è pazzesco. Ormai siamo quasi arrivati alla penultima fermata, l'ultima è Amsterdam stazione centrale, la penultima è l'aeroporto di Schiphol, sempre insomma l'aeroporto di Amsterdam, quindi questi treni potete prenderlo, questo treno potete prenderlo sia da Amsterdam che dall'aeroporto di Amsterdam. E io mi sono appena fatta una super dormita, non so neanche io come, ragazzi, ma stanotte ho dormito 4 ore, che poi non vi ho neanche raccontato tutto quello che ci è successo, cioè praticamente siamo uscite di casa in orario, anzi in super anticipo per andare in stazione, ma vabbè, l'autista di Uber era un autista un po' particolare, non abbiamo ben capito, comunque se è andato in una via strettissima dove c'erano dei ragazzi che con un braccio metallico stavano facendo, non abbiamo ben capito cosa, però hanno bloccato tutta la strada tipo per mezz'ora, una roba del genere, sì. E noi dopo un quarto d'ora che eravamo là ferme, non so, 20 siamo minuti, non so quanto, siamo scese perché abbiamo nel frattempo praticamente perso il treno. E poi siamo ritornate a casa, ho detto mamma niente, cioè abbiamo perso il treno, lasciamo perdere, perché poi i due treni successivi avevo controllato ed erano strapieni, sold out, non era possibile acquistare il biglietto. E poi ho chiamato il servizio clienti di questi treni, infatti sono stati veramente fantastici, mi hanno detto guarda, è vero che i treni sono tutti sold out, sono tutti strapieni, però se provi ad andare al binario del treno successivo magari il capotreno è gentile e un posticino te lo trova,
e poi alla fine è stato esattamente così, cioè siamo riuscite, sono stati gentilissimi e ci hanno fatto salire immediatamente praticamente. Subito, giusto. Quando gli abbiamo detto che abbiamo perso il treno, sì, giusto, mia mamma deve salutare ogni volta, ciao. E quindi insomma siamo state veramente strafortunate, però tra una cosa e l'altra ho dormito tipo 4 ore e non so come sono riuscita a dormire anche qua in treno. Comunque, mia mamma voleva raccontarvi d'esperienza parigina. Perché sei una viaggiatrice nata, per quello riesci a dormire in treno. Ma in aereo so che sono dappertutto, ti addormenti in aereo anche qualche volta, sì. C'è molta storia a Parigi come in Italia, ci sono molti monumenti, molte cose da guardare. Un po' troppo in giornata è impossibile, no. Quindi abbiamo visto, cioè... però è stato bellissimo vedere la Torre Eiffel, perché veramente è spettacolare. Mi sembrava più grassottella nelle foto, così l'ho vista molto più magra, molto sì, più slanciata, sì. Con tutto che avevo visto anche come la manutenzione viene fatta ogni anno, ce n'è di lavoro lì. Poi siamo andate a visitare... Infatti l'ho vista più chiara oggi la Torre Eiffel, di solito è più scura, devo averla pulita, non lo so. Sì, oggi era un po' più chiara. Poi siamo passate sotto l'Arco di Trionfo a piedi, Champs-Élysées. Sì. Bellissimi, lunghissimi, devi prendere... Qui non puoi a Parigi vedere tutto in una giornata. No, è possibile. È bellissimo, comunque bellissimi i Champs-Élysées. Ho mangiato le crepe, sì, la Nutella con la panna, buonissima. Poi siamo andati a vedere il Louvre, scusate la pronuncia francese. Ah, perché ma... la mia non è mica giusta. Tu sei già più viaggiatrice di mamma. Mi correggono poi nei commenti sempre, a parte quelli che adesso... sanno francese che mi seguono. Adesso che sono in pensione. Studierai il francese? No, viaggerò. Ah, pensavo studierai il francese, saprei pronunciare tutte le parole francesi. Voulez-vous? No. Basta, questo è tutto il livello di francese nostro praticamente. E poi hai visto anche Notre Dame, come si fa? Cioè, che già è qualcosa. Ogni posto un incanto, ti incanta ogni posto. Beh, tutto sommato comunque positiva come esperienza. Ma ci mancherebbe quando si viaggia, quando si fa vedere le cose che... Ma dai, mamma mia, stanca. Ah, immaginavo, sì, ti vedo stanca, anch'io distrutta. Stanca, tu sei stata bravissima perché lei organizza tutto, lei fa tutto. Io le corro dietro come... Mamma, sì, mamma, occhio, mamma. Sto attenta a non far bella d'occhio. Mamma, mettiti lo zainetto davanti, non dietro. Cioè, insomma, no, lei è tranquilla. Comunque è meglio. Sono stata simpaticamente, felicemente rapita da Nicole e portata zonzo per l'Europa. È vero. Ma allora cosa preferisci, Amsterdam o Parigi? Parigi ho visto un pezzetto di qua, un pezzetto di là, un pezzetto di là, rincorrendo le cose più famose, sì, un po' quotate e un po'. Beh, insomma, abbastanza. Sì. Mi è piaciuto. Per viverci bellissima, però per viverci Amsterdam che non è quel caotico come può essere una Parigi, una Roma. C'era tanto traffico. Comunque tra il Covid, perché siamo rimaste imbottigliate con il taxi, 20 minuti al semaforo. E ancora non c'è il traffico che c'è solitamente e già era... Cioè, da stare fermi, immobili, sì, per un bel po'. Comunque bellissimo, pieno di giovani che per strada. Di giovani. Sì, sì. E intanto stavamo guardando i festeggiamenti a Trieste la scorsa notte, che ci sarebbe piaciuto esserci per la vittoria. Ieri l'abbiamo visto, sì, sul computerino, sì. Di Nicole, piccolino. Ma mi è dispiaciuto, come piccolino è il MacBook più grande, no, non ho preso quello grande, però mi è dispiaciuto non poter essere in Italia a festeggiare l'Italia. Questo veramente vedere le immagini. Ma ti ricordi i mondiali del 94? Siamo andati...
siamo andati in Piazza Unità con la Vespa che aveva vinto l'Italia. Ma quella era vinto l'Italia, quella era il 2016. Il mondiale. No, più 2016 hanno vinto l'Italia. Sì, ma ancora prima. Io comunque non mi ricordo di questa cosa che ha vinto l'Italia. Io mi ricordo la vincita, cioè che abbiamo vinto i mondiali nel 2016. No, 2016, 2006. E mi ricordo che li ho guardati con Mila all'epoca. Però di io prima parlo, che abbia vinto l'Italia non mi ricordo. Io parlo del 92 che siamo scese con la nostra Vespa 23 e in Piazza Unità. Io avevo 7 anni quindi. Eri piccola, sì. No, vabbè, non mi ricordo. Davvero, avevo vinto l'Italia. Vabbè, però piccola. Mi è dispiaciuto non partecipare. Non ti ricordi che sono scese giù in Piazza Unità in Vespa? No, mi ricordo qualcosa che siamo andati in Piazza Unità. Giravamo con la Vespa, ma c'era sì. Come ieri, il pieno, le rive pieno. Piazza Unità, insomma, è una delle piazze principali di Trieste. Ecco, eri piccola, diciamo. E il calcio non ti interessava. Ecco, non è che adesso mi interessa. Forse neanche sapevo perché si festeggiava, sì. Ma insomma. Infatti. Bastava divertirsi. Amore mio! Ma quanto mi sei mancato, Garon Ever! Ciao amore! Ciao amore di mamma! Gatta! Ciao amore! Sei bellissimo! Dov'è la gatta? Gatta Stellina, qui crollate le mie cose! L'accappatoio! Gatta Stellina! Gatta Stellina vuole pappa! Mi sta portando alla ciotola! Adesso, sì, adesso! Sì? Mamma mia, hai fatto un sacco di pappa, sei ciccione, dai! Adesso, sì, adesso le crocchette! Adesso le crocchette! Le grida proprio! Tornata a casa, ragazzi, sono stanchissima, non so in che condizioni sia il mio trucco in questo momento, ma il bottino di oggi, come ogni volta che Nicole va a Parigi, c'è Chanel e la Dior. Se ho il tempo, quando sono a Parigi, vado sempre a fare shopping. Da Chanel ci sono diverse boutique, ma mi piace andare in quella di Rue Cambon numero 31, che è dove c'erano effettivamente gli appartamenti di Coco Chanel, e quella è la prima boutique, è appunto, come vi dico spesso, l'unica che ti dà la scatola e le borse bianche. E non nera in tutto il mondo. E poi qui ci sono ovviamente i macaron, ragazzi, che vi faccio vedere se sono ancora interi, e poi devo metterli subito in frigo. Eccoli qua, si sono un po' spiaccicati come al solito, ma volevo farvi presente che ci sono diversi gusti nuovi come questi oro ed argento. Mi sono appena lavata le mani, quindi posso anche... No, sono in realtà solo oro. Perché si chiamano oro e argento? Non l'ho capita. Comunque hanno appunto questa foglia d'oro. E poi c'è un altro gusto nuovo, questo azzurro, che però era... Non mi ricordo il nome, però era molto particolare. Questi hanno miele. Insomma, andate a vedere se siete amanti dei macaron, perché ce ne sono di diversi nuovi e le scatoline sono sempre... bellissime. Ma appunto questi adesso vanno subito in frigorifero, mentre le cosine che ho preso da Chanel ovviamente le vedrete nel prossimo video haul. Eccoli qua, quello blu si chiama Sua Maestà, ma non mi ricordo assolutamente gli ingredienti e non so come mai, ma quello dorato non compare, così è ancora più speciale. Che cosa c'è? Tu? Au. Sei una scimmietta e un gatto tu. Adesso ragazzi mi cambio e poi mi metto direttamente al montaggio di questo video, se non mi addormento prima sul computer, ma mi metterò direttamente al montaggio di questo video, così poi domani va online puntuale alle 17:30. Io vi mando, ragazzi, un bacio enorme, come al solito. Siete pronti per l'abbraccio? 3, 2, 1, abbraccio forte forte forte, e io vi aspetto domani alle 17:30. Bacio, ciao.